Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare l'unboxing. Cioè già si vede l'unboxing. L'unboxing di questa roba pazzesca. Bayonetta 3, la Trinity Masquerade, Masquerade si dice boh. La versione bella di Bayonetta 3. Finalmente ho comprato Bayonetta 3. È uscita ad ottobre, l'ho già comprato. Minchia. Devo mettere tutto come al solito giù. Allora, ho trovato questa inquadratura bruttissima. Cioè, ragazzi, sono bello. Allora, mamma mia, è gigantesca. E ci stanno gli scotch. Quindi, mo, devo toglierli. Allora, ho tolto il primo, già qua si può aprire, però non lo faccio ancora. Mo, devo togliere il secondo, che diciamo che è attaccato proprio a fare l'infame. Madonna. È aperto. Oh Gesù. E il primo pezzo l'ho aperto. Oddio. Ma dall'altro lato lo devo togliere. Minchia. È aperto, eh. E se ne esce. Mio Dio. Oh. Oh. È un mostro. Guarda, questo è un mostro. Oddio! Oddio, è un mostro! Oddio! Lo poggio, aspetta. Cioè, che è un mostro! Mamma mia! Ah no! C'è Bayonetta 3! Proprio versione. Pure. In quale lingua bellissima? Minchia, è tipo Bayonetta. In russo. Sembra Bayonetta in russo. In realtà è la versione multilingua, però minchia. E poi c'è tutto qua dentro. Madonna, no, finisce male. Madonna. Che bello che si è già il mio PS, vero? Allora, allora, si apre da qua. Oh Gesù! Oh mio Dio! Oddio! Perché? Oh! No! Cioè! Signori, no! No, no, raga, no, no, non avete capito niente. Cioè, questo è c'è di Bayonetta 3. Cioè, io posso. No, no, cioè io ho questa che posso aprire e tipo metto Bayonetta 1. Mio Dio. Mio Dio. Che figo. Invece questi non so dove li devo mettere, li metterò qua dentro. Li metto qua dentro a sto punto perché. Questo è figo. Non credo sia finito perché c'è ancora Bayonetta 3 da aprire. Allora, lo teniamo qua. Allora. Oh. C'è questa cosa via! Cioè la posso pucciare! E c'è. The Art of Bayonetta 3. L'artbook di Bayonetta 3 è tutto sigillato. E non credo ci sia altro. Appunto, è cartone. Manca sotto c'è qualcosa. Quindi resta così. Allora. Mo' prova ad aprirlo. Che fastidio così che devo fare a scendere, sali scendi. Ma oh! L'artbook di Bayonetta 3. Ah, mamma mia, come ti si apre. No, madonna, mi sa che sono full spoiler, ma voglio vedere. Madonna. Questo è full spoiler, secondo me, decisamente full spoiler. Cioè. Di Madonna. No, vabbè, spoiler tutto per me. L'arc di Bayonetta 3. Appunto, non tiene spoiler. A posto.
Uccidi a turisti è pericolo, ma... vabbè... No... Cioè, è micidiale, ma lo tengo qua. Questo... Così... Cioè, con il gioco qui, che ovviamente mo aprirò instant. Se riesco... Penna, torna da me. Poi... Ho aperto in 2 secondi con una penna del cazzo. Che meraviglia immonda, vero? Oh mio Dio. Oh Madonna. Bayonetta 3. Così. Con tipo sto robo stupido che non serve a niente. Bayonetta 3. Ce l'ho in edizione fisica più sua mamma. Cioè, poi faccio una bella cosa. Mo' Bayonetta 3 lo sostituisco con questo. Cioè, ho avuto una box art gratuita, mo' che ci penso, eh. Minchia. Oh. Bellissimo. Madò. Cioè. Ho avuto due box art. Cioè. Guardate, godetemi. Oh, che bello il fuoco che non esiste. Però mo lo devo mettere nella mia collezione di giochi. Nella mia collezione mo lo devo mettere qua. Lo metto, la metto un attimo qua. Mamma mia, signori. Il gameplay non lo faccio perché in realtà volevo farlo interamente su Twitch. Però questa è una scelta che si può fare tutti insieme. Ragazzi, io spero che questo unboxing, dato il vostro gradimento, mamma mia, 90 euro, tutto questo. Tra tutto qua, casino. Signori, al mio prossimo video.